Noi siamo Sabrina Veronese, criminale del caso Veronese e Doc. Siamo dotati di un sistema di qualità che è stata nella corsetta, come vi ho detto, e a servizio delle aziende tessili del distretto di Montaggio. Abbiamo fatto la parte del distretto del tessile, oltre ad essere anche il socio del consorzio della Roma. Abbiamo così creato una realtà dinamica che possa riuscire a dare quel servizio alle aziende nel momento in cui un materiale non ha dei requisiti per essere messo nella catena produttiva. Quindi abbiamo investito, nel taglio dei cascami tessili, della soluzione tessile, trasformando questi materiali, ovviamente si viene a farci ai preparativi per quanto riguarda il settore tessile. All'anno noi recuperiamo una quantità complessiva di circa 2.000 tonnellate, che non sono pochi, sono tutti materiali attivi che sarebbero destinati possibilmente al maschio, se noi riusciamo attraverso dei processi che sono a vedere. Altri 1.500 tonnellate acque che ci vengono per girare per la terra. Quindi ci sono alcune foto con cui noi impariamo questi materiali. Qui c'è il nostro flusso operativo, qui la nostra azienda ovviamente si occupa del recuperare questi materiali, del processo di entrata, di risultato, di cerne, di selezione, fino ad arrivare ovviamente alla gestione della materia e alla trasformazione. Allora siamo iscritti ovviamente all'area professionale della gestione dei rifiuti e alla provincia di Verona. Questo ci ha consentito di dare la possibilità alle aziende ovviamente di avere un servizio completo, perché ovviamente nel bene, nel momento in cui non può essere messo in un processo produttivo, ha bisogno che la normativa ne considera il più. Ed ecco la nostra realtà. Questa realtà prende questo materiale, l'azienda si è impegnata e vuole continuare a puntare attivo nel scenario che sarà sempre più attento all'interno dei problemi ambientali del settore ecologico, e si è impegnati anche in più settori come queste sono alcune foto dei cascami della produzione tessile. Oggi continua l'espansione dell'economia a livello mondiale, con un globale all'aumento dei consumi energetici e lo sfruttamento delle risorse naturali. E noi ci poniamo proprio a questo, cioè ci poniamo di muoversi verso un modello di produzione e consumo più sostenibile, che sia dentro energetici, al flusso delle risorse impiegate nella produzione e quindi consumare per aver consumato sempre meno e trasformato sempre meno. Crediamo molto, la nostra azienda crede molto nella certificazione etica ambientale, valore aggiunto oggi per l'azienda, e stiamo facendo anche dei progetti con dei grossi gruppi in questo campo. Proprio per promuovere sempre più i prodotti ricavati nel mondo del riciclo. La certificazione ovviamente etica ambientale utilizza i flussi di materiale e di energia al fine di determinare il contenuto di ciascun prodotto per materie prime energetiche risparmiate, la riduzione dei consumi energetici e la riduzione dei rifiuti . Questo, i nostri prodotti si vogliono collocare un pochino al centro di esigenze economiche, dei principi morali, quando parla della persona, dell'essere imprenditore e dell'essere persone. I nostri prodotti si vogliono collocare al centro di questo. Ovviamente per arrivare a questo abbiamo bisogno di trovare delle nuove identità imprenditoriali. Dobbiamo assieme alla nostra azienda si impegna anche a trasformare un pochino i produttori e i clienti,
il nuovo ruolo della distribuzione, del marketing, che desse anche più valore ovviamente a questo tipo di prodotti e di sensibilità, e quindi delle nuove competenze, ad esempio ecco design, che so che è uno dei nostri operatori. Una delle leve per lo sviluppo sostenibile è appunto il riciclaggio, che è una superlivello, inizia le vetture di consumo delle risorse naturali, aumenta l'efficienza energetica e riduce il flusso dei rifiuti destinati allo smaltimento. Non a caso negli ultimi anni c'è un incremento esponenziale internazionale di materiali non prodotti nel riciclo, e ha segnato una continua crescita spinta dall'aumento della domanda e del prezzo del materiale mobile. Questi sono una foto di alcuni nostri campioni di semilavorato, che poi dopo servono per realizzare questi rotoli di ferro che abbiamo fissato, che noi stiamo vendendo in questo momento moltissimo nel settore dell'edilizia, proprio come prodotti alternativi ovviamente a quelli che si sono incavati dal carburante fossile. Questi sono anche degli esperimenti che stiamo facendo con delle case in via edilizia, proprio in virtù dell'esperienza che abbiamo sette anni invece nel settore della bioedilizia, e quindi stiamo facendo con dei fabbricatori case dei pannelli particolari con un 60% di materiale naturale rigenerato, che è di lana particolare. I pannelli sono impiegati per l'isolamento, per capelli, partizioni interne, facciate, solai di apertura ideali per ristrutturazione. Sono economici, sono riciclabili, sono termoregati a 315 gradi, quindi questo consente anche di purificare queste materie se per dal ciclo produttivo, e non creano polvere. La fase produttiva di questi pannelli è altamente sostenibile perché non prevede l'uso di acqua, prodotti chimici e collanti, hanno ottime caratteristiche prestazionali, termiche e acustiche, che non mutano nel tempo, garantendo traspirabilità, salubrità degli ambienti. La nostra azienda ha predisposto un progetto di riciclo con un grosso gruppo, che dovrebbe uscire anche a giorni, nel mese di ottobre, di abbigliamento per così raggiungere la certificazione etica ambientale con un respirante. La nostra politica aziendale è di diffondere la cultura del recupero, offrendo ovviamente al mercato prodotti sempre più innovativi, derivati dai combustibili fossili di ricerca. La nostra politica aziendale è di diffondere la cultura del recupero, offrendo al mercato prodotti sempre più innovativi e alternativi, riducendo al minimo l'uso di materiali derivati da combustibili fossili. Per cui se dovessimo trasformare uno slogan della nostra azienda sul mercato, sarà nostro il motto di nulla in natura, nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Queste sono le aziende con cui noi stiamo lavorando, le più significative. Vedete che tra queste troviamo anche Illy, dove vedete cosa fa nel settore fashion da Illy. In realtà noi recuperiamo tutti quei sacchi che servono per il trasporto del caffè, e sono quantità enormi, anche questi materiali tessili riusciamo a riprodurli in un ciclo produttivo. I paesi con cui lavoriamo, in cui esportiamo i nostri prodotti, però sono quelli di Spagna, di Marcia, Germania, Olanda, Slovenia e Cina, e quindi la nostra azienda si impegna diventare sempre un partner, sempre più vicino, dare questo servizio a grossi gruppi che devono pensare su fondo di permessa come produrre meglio e dare una qualità migliore ai propri prodotti, e la nostra azienda invece si deve impegnare per introdurre questi materiali che non possono andare in un ciclo produttivo come prodotto alternativo sempre nel mondo, evitando di andare a produrre o a incentivare l'uso di materiali vergini alle imprese da continuare. Questo è l'intervento, spero che sia servito per mettere a conoscenza vostra ovviamente una realtà, quindi veramente che possiamo
questo possa essere un veicolo per domani da poter implementare. Ringrazio ovviamente Fashion for Giulia per averci dato la possibilità di farci conoscere. Speriamo che nei momenti ovviamente organizzati dal consorzio o da Fashion for Giulia per riuscire a essere presenti. Ringrazio molto.